dare solo un contributo molto veloce, intanto per ringraziare Sandro e Giuseppe del lavoro che hanno svolto in questi anni. E effettivamente non è facile schierarsi contro un'amministrazione forte, voglio dire, con un grosso consenso riscontrato nella città, sia nelle penultime elezioni che nell'ultima, dove l'ha vista vincitrice delle elezioni. E fare questo è soltanto in due consiglieri, aiutati anche dal consigliere Conte, del quale condivido alcune cose dette, molte altre no, perché sinceramente come non condivido la sua scelta di essere passato all'Ambiente quando aveva intrapreso delle battaglie importanti. Levo questo microfono, tanto non si sente Si niente, da sente, prima si si sente? sente. Ah, Sì, scusa. attaccato. E quindi dicevo, ne condivido alcune, non ne condivido altre, perché io per primo gli avevo chiesto di rimanere insieme a noi a fare un'azione importante per la città, perché questa città, come hanno ricordato oggi negli interventi precedenti miei, ha necessità di queste persone che vanno lì a sfrugugliare tra le carte, perché anch'io non ho mai avuto fiducia verso questa amministrazione, nonostante ne ho fatte parte. Non sto qui a rinnegare 8 anni trascorsi in amministrazione in maggioranza, non come loro in opposizione, oppure diciamo Sandro anche in maggioranza, ma con una certa criticità, non di certo per stare lì e avere una visibilità, a portare una medaglietta sulla giacca da consigliere o da assessore che sia, né tantomeno a prendere uno stipendio. Siamo stati qui con impegno e devozione, perché credo siamo tutti legati a questa città, al territorio, e adesso vogliamo rivendicarla come cittadini e come Frascatani. Da qui credo nasce questo progetto e Frascati Nostra, e quindi questa associazione alla quale anche con difficoltà ma vorrò partecipare, perché è giusto che queste persone non mettano soltanto il loro tempo, la loro disponibilità e le loro risorse per risolvere quei problemi che sono importantissimi. Io sulla questione patrimonio condivido tutto. Cioè, non ho mai visto chiarezza in questa situazione, non siamo riusciti come maggioranza a farci portare le carte, perché vanno esplicitato bene quali sono state le difficoltà per ottenere delle carte, esaminarle oltre i tempi e tutto. Quindi, ripeto, non rinnegando le persone, non dando responsabilità assolute a quelli che Sandro ha definito il cerchio magico o a quello insomma che è stato detto adesso, siamo come nel sud Italia. Io credo che la responsabilità sia di tutti noi cittadini, perché noi siamo una democrazia, votiamo un consiglio comunale, diamo il voto a delle persone, gli diamo fiducia. Troppo spesso forse l'abbiamo fatto per piccoli interessi nostri personali, non abbiamo capito quali errori abbiamo commesso facendo questo, verso chi ci doveva levare la multa, chi ci doveva risolvere l'appuntamento all'ospedale, chi ci doveva fare quello e quell'altro. Oggi penso che sia venuto fuori invece qual è l'importanza di scegliere con attenzione le persone e di metterci noi stessi in gioco, in campo, in discussione, perché è un impegno che, come diceva Sandro, sacrifica il lavoro, la famiglia e altri tipi di interessi, però credo sia necessario, anche perché, ecco, come è stato detto dal signore, non Bruno, ricordo, chiaro, Bruno, è fondamentale. Non possiamo delegare nessuno, non possiamo mai pensare di aver ottenuto dei diritti e di mantenerli se costantemente non lottiamo perché insomma ci vengano riconosciuti e mantenuti. È chiaro che ci sono interessi forti anche sotto tutti i profili citati prima, sotto tutti quegli interventi così grandi, cioè dove ci sono quelli dello Stato, dove ci sono quelli del partito, perché lì ci sono opere pubbliche non indifferenti dallo stadio del Nuoto, e c'erano esponenti politici importanti sia di destra ma poi di sinistra, ma poi sono passati anche a di destra. Diciamo che i poteri forti fanno questo, sta a noi cittadini combatterli e combatterli costantemente e quotidianamente. Quindi io vi rivolgo un invito, credo che qui insieme ad altre persone ci stiamo incontrando già da diversi mesi per costruire qualcosa di nuovo per Frascati, un progetto sicuramente civico, nonostante le nostre appartenenze ideologiche e politiche. Io non rinnegherò mai la mia e sarà sempre quella, quindi, ma non per questo non mi siedo di fronte a altri tavoli con persone che reputo per bene, che abbiano desiderio e voglia di sistemare e migliorare le cose. Quindi, dicevo, da qui questo progetto, a mio avviso, può essere soltanto civico, perché io non potrei mai concorrere con liste di partiti che sono diametralmente all'opposto dei miei pensieri, delle mie ideologie. Mi riferisco all'intervento che ha fatto Conte sui i paesi e i comuni di sinistra. Io credo che dei partiti sono costruiti dalla mafia, non che abbiano infiltrazioni o che danno una cooperativa a qualcuno che è relazionato con la mafia. Ci sono dei partiti che hanno visto dai loro massimi esponenti
capi mafiosi, quindi lasciamo stare questo tipo di discorso politico. Torniamo a Frascati, lavoriamo tutti insieme. Sarebbe bello che, non come è successo l'ultima volta anche nella maggioranza di centrosinistra, per trovare i candidati si doveva faticare, ma io spero, Sandro, Giuseppe, che stavolta dovremmo faticare per dire: guardate, siete troppi, dobbiamo, cioè, iniziare a fare una sintesi e candidarne meno. Che ciascuno di voi, dopo questa mattinata e dopo aver visto quante cose non funzionano, potrebbero funzionare meglio, perché ovviamente quella patrimoniale è stata, diciamo, la pecca più grande delle amministrazioni di centrosinistra che si sono susseguite in questi 14 anni. Per altre cose c'è molto da discutere e poi sono anche opinabili, faccio riferimento a trasporti, altre cose, anche perché alcune sono di diretta responsabilità mia, e prendo le responsabilità, però credo di aver operato sempre con serietà e con, cioè, diciamo, interesse verso i cittadini frascati. Per esempio sul trasporto pubblico, da quando mi è stata data la delega, io ho chiesto esplicitamente alla Giunta e ho fatto fare una delibera per togliere i residenti che non erano del comune di Frascati, perché quelli avvenivano gratuitamente a scuola a Frascati con scuolabus pagati dai frascatani. I frascatani rimanevano fuori se facevano richieste in ritardo per il servizio dei trasporti. Quindi voglio dire, cioè, le cose da vedere sono tante e sicuramente le cose anche da migliorare, però è chiaro che con una controparte o con un'altra visione, anche tra noi che vogliamo costruire un progetto diverso e che siamo sempre stati critici verso quello che è stato fatto, ma non per questo possiamo rinnegare tutto, perché anche loro, insomma, sono stati parte di questa maggioranza dall'esterno e tutto, e come ha detto giustamente Fabio, quando si sono resi conto che delle cose fondamentali per la città avevano preso una piega sbagliata, una deriva, e sono, insomma, soccorsi a raddrizzarli. Quindi ripeto di nuovo il ringraziamento a Sandro e a Giuseppe, perché è vivissimo, io l'ho visto personalmente e emotivamente a che livello l'hanno vissuto. Sinceramente mi sento di aver contribuito tanto per questa città, ma loro credo in questi 4 anni hanno fatto un lavoro unico e ripetibile, e oggi ho sentito un richiamo forte che qualcuno venga a prendere questa staffetta. Come ha detto Sandro, noi la daremo in mano sicuramente a quelli che hanno voglia di farlo. Io non sono cioè, i discorsi questi di rinnovamento, i giovani, largo alle donne, largo a chi si vuole far spazio, a chi ci mette l'impegno, la voglia, la volontà di cambiare le cose, perché passare semplicemente una staffetta a delle persone che non si sono allenate o che non hanno voglia di correre è semplicemente rimanere lì dove siamo arrivati. Quindi vi invito a farlo, ad aderire a questa associazione. Non so adesso dove si fanno le iscrizioni e tutto quanto, però io appena finisco questa riunione mi andrò a iscrivere all'associazione, perché voglio contribuire anche economicamente affinché vengano recuperati tutti i terreni che possiamo recuperare per la cittadinanza di Frascati, e ripeto, per il comune di Frascati, perché prima è stato fatto anche questo distinguo, che sono stati assegnati, donati ai cittadini di Frascati. No, sono stati donati al comune di Frascati nell'atto, non scrive ai cittadini, ma il comune deve essere una rappresentanza dei cittadini, e i cittadini si devono investire in questa responsabilità, perché sennò non sono i responsabili, signor Posa, Di Paolo, che abbiamo sentito dire tutta la mattinata. I responsabili sono quelli che li hanno votati, che continuano a sostenerli e Il che popolo bue. in cambio di un piccolo favore, perché bisogna dire le cose come stanno, sono ancora disposti a sostenerli. Io non sono stato mai uno di questi. Spero che anche voi siate come me e che il risultato lo vedremo, perché se lavoriamo credendo su quello che facciamo e non vendendoci per due bruscolini, perché poi la gente si è venduta per questo, ma Frascati come in Italia, insomma, io credo che la situazione attuale del nostro paese la dica lunga, la dica chiara, come è stato strutturato, educato questo, o diseducato questo paese, specialmente negli ultimi 20 anni, ma io credo anche prima. Quindi vi ringrazio di nuovo, vi auguro una buona domenica Proveremo e vi il passo sindaco la parola a Giuseppe. Grazie.